Ciao a tutti, sto dando un'occhiata a quelli che sono gli ultimi rumors per quanto riguarda il nuovo Samsung S20 che sarà presentato ufficialmente l'11 febbraio, quindi tra pochissimi giorni. Seguitemi su Instagram, trovate il link in descrizione perché sarò a Milano alla presentazione, quindi avrò modo di farveli vedere, diciamo, abbastanza in fretta. E sostanzialmente però siamo fermi a quelli che sono i dettagli che erano trapelati qualche giorno, qualche settimana fa, che sostanzialmente ho pubblicato sul blog. Sono uscite soltanto delle immagini ufficiali pubblicate per errore su alcuni store stranieri, però sostanzialmente siamo fermi a quelli S20, S20 Plus e S20 Ultra. Questi saranno i tre modelli che Samsung andrà a presentare. E quindi non S11 ma S20. Qua secondo me c'è un duplice motivo per cui Samsung ha deciso di cambiare totalmente nomenclatura. Il primo è quello, diciamo, un po' più ufficiale, ovvero il fatto che S20 secondo Samsung rappresenta, diciamo, un passo evolutivo maggiore rispetto a quanto ha avuto in passato e quindi ci sta che voglia cambiare, staccarsi un attimo. L'altro, secondo me, è un motivo sicuramente non ufficiale, ma secondo me altrettanto valido, ovvero quello di volersi staccare dalla concorrenza, perché ci sono brand cinesi che ogni anno tallonano Samsung veramente in maniera consistente, magari non tanto sull'S20 quanto sul Note. Mi riferisco in particolare a Xiaomi, che con la Mi Note veramente crea un po' di confusione nella nomenclatura, tant'è che chi cerca magari un Note a quel punto rimane un pochino sfasato di fronte, se non è, diciamo, malizioso, se non è magari, se non ha l'occhio esperto, non sa bene cosa sta guardando e magari potrebbe, diciamo, cadere in confusione. E quindi se l'S20, diciamo, la nomenclatura dell'S20 dovesse, diciamo, creare un trend che si ripeterà anche con la Note, quindi passeremo dal Note 10 al Note 20, allora secondo me potrebbe confermarsi questa teoria e staremo a vedere se appunto brand come Xiaomi seguiranno a ruota questa cosa e quindi faranno anche loro il passo, diciamo, evolutivo. E qua sarebbe veramente triste, secondo me, perché Xiaomi veramente non ha bisogno di questi mezzi per, diciamo, farsi notare, però questo è quanto. Dicevo, tre modelli che sicuramente segnano un netto step evolutivo rispetto al passato, non tanto in termini di processore quanto in termini magari di display, perché tutti e tre avranno, diciamo, il display a 120 Hz, che però sembrerebbe che sarà regolato a seconda dell'utilizzo, diciamo, che si fa del display, probabilmente avrà un tipo di gestione diversa, un tipo di velocità, di fluidità diversa a seconda dell'utilizzo che se ne fa. C'era la speranza, anche mia onestamente, di riuscire a vedere commercializzato in Italia o in Europa la versione con lo Snapdragon 865. Inizialmente, qualche settimana fa, sembrava essere un pochino più fondata questa teoria. Ultimamente invece sembra ormai confermata che troveremo sostanzialmente il solito Exynos. Non fa niente, per carità, però onestamente avrei avuto piacere di provare anche la versione 100, scusate, lo Snapdragon 865. Quello che invece rappresenta, secondo me, il grosso step evolutivo riguarda appunto le fotocamere, perché in particolare nella versione Ultra avremo il sensore a 108 megapixel, quindi un sensore veramente importante. Staremo a vedere se Samsung riuscirà, diciamo, ad integrarlo un po' meglio di quanto ha fatto Xiaomi, perché sappiamo che lo stesso sensore, non si sa ancora se sarà proprio lo stesso o magari una variante leggera, è integrato appunto in uno smartphone di Xiaomi, che però, diciamo, lamenta alcuni difetti, nel senso che per sfruttarlo bisogna entrare in una modalità apposta e se non lo si sfrutta le foto non sono proprio il massimo. Quindi vedremo se Samsung riuscirà invece, essendo un suo sensore, a sfruttare meglio l'integrazione. Si parla anche di uno zoom 100x, ovviamente ibrido, e qui staremo tutto a vedere, staremo a vedere in quali condizioni riusciremo a mettere a fuoco uno zoom 100x su uno smartphone, però sicuramente possono essere degli step interessanti. E poi abbiamo un 32 megapixel sulla fotocamera frontale, anche questo sicuramente uno step, diciamo, molto importante per quanto riguarda il mondo dei selfie rispetto a quello che eravamo abituati a vedere fino all'anno scorso. Sarà importante anche quest'anno il discorso batterie.
Si parla di un 4500 mAh, però anche qui non si sa per il modello base, probabilmente questo dato non sarà confermato, più probabile che sia intorno ai 3800-3900, però sicuramente questo sarà un dato importante perché molti puntano a vedere questo dato sul modello base per cercare di capire se riusciranno ad arrivare a fine giornata, perché su questo dato secondo me in passato sono stati fatti molti errori. Sia sulla serie S sia sulla serie Note. Questa cosa un po' mi è dispiaciuta. Spero che appunto Samsung punti molto anche su questo discorso per dare ai suoi utenti un prodotto veramente molto completo anche proprio nel modello di base. Staremo quindi a vedere cosa ci aspetterà. Sono veramente molto ansioso di vedere questa cosa, anche perché l'11 febbraio sarà il giorno della presentazione del Samsung Z Flip, ovvero il primo foto, il primo fo ho avuto un accento da coronavirus. Il primo foldable a conchiglia, e questa cosa mi piace veramente tantissimo. Sapete che io già dall'anno scorso ho sempre criticato il fold per il suo form factor, ovvero che il fatto che si aprisse a libro, e invece ho diciamo elogiato il Razr, che tra l'altro Razr dovrebbe arrivare oggi, sei probabilmente arrivato ieri o oggi sul mercato italiano, perché appunto è quello il modo in cui io concepisco il foldable, quantomeno nell'utilizzo quotidiano, ovvero il fatto di darci un display grosso in un dispositivo però molto più compatto. E quindi lo Z Flip rientra in questa logica e quindi sarà per me molto più interessante, molto più appetibile da vedere. Spero di poterlo toccare con mano, in realtà ne dubito perché probabilmente sarà un oggetto che vedranno in pochi, probabilmente all'estero, quantomeno subito, però non si sa mai, non si sa mai. Direi che questo è quanto, ripeto, seguitemi su Instagram perché appunto sarò presente martedì sera. Mi sembra che la presentazione è fissata per le 7:30, quindi andrà per le 8. La presentazione, e quindi seguitemi su Instagram per vedere appunto i primi dettagli, i primi video che nasceranno da quella presentazione. È tutto per questo video. Se vi è piaciuto, mettete like, condividetelo, ma soprattutto ricordatevi di iscrivervi al canale. Trovate in descrizione inoltre anche il link al mio canale Telegram. Se siete interessati alle offerte, ricordatevi che lì iscrivendovi potete veramente risparmiare qualche soldino, perché pubblico generalmente solo le migliori offerte e non una miriade di prodotti come fanno altri canali che poi diventano anche difficili da seguire, com'è solo i migliori prodotti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!